Allora, noi stiamo ovviamente procedendo con una riorganizzazione il più possibile utile all'utenza, nel senso che si vogliono dare meno disagi possibili a chi utilizza il trasporto pubblico locale. Ovviamente in base a quelle che sono le nostre disponibilità di operatori dell'esercizio, quindi degli autisti, possiamo garantire il ritorno alla normalità del servizio. Le posso dare una notizia che per le corse festive che siamo stati della domenica, che siamo stati costretti a sopprimere quasi totalmente, poi abbiamo cercato di reintegrare progressivamente, dalla prossima domenica, dal 24, contiamo di ritornare al 90% del servizio, quindi cercare di dare di nuovo il massimo e ritornare ad una copertura che sia totale. Nei prossimi giorni abbiamo già stabilito alcune corse che purtroppo sono soppresse e altre corse che vengono ridotte come orari, ma progressivamente cerchiamo di ritornare al servizio completo in modo che ci siano meno disagi possibili. La problematica che fa nascere tutta questa questione, quella degli autisti senza Green Pass, c'è una situazione che sta rientrando, almeno parzialmente? Noi dalla comunicazione iniziale che abbiamo avuto dagli nostri autisti che ammontavano circa a 40-45 che non avrebbero esibito il Green Pass a partire dal 15 di ottobre, abbiamo avuto uno o due rientri, nel senso che uno o due operatori di esercizio adesso sono ritornati a fare il servizio, quindi rispetto alla cifra complessiva sicuramente si tratta di pochissime unità. Speriamo che anche qui che progressivamente ci siano dei rientri dei nostri autisti assunti proprio perché sono fondamentali per il servizio. E avete tentato anche di programmare nuove assunzioni? Certo, questo ci abbiamo lavorato fin dall'inizio, ma anche ovviamente prima che tutta questa situazione si verificasse. Stiamo procedendo con le visite attualmente, con le visite che determinano, che sono fondamentali per le assunzioni. Stiamo procedendo attraverso il reperimento di autisti con le agenzie interinali, ma anche con le chiamate dirette che in questa situazione di emergenza possiamo fare. Non è facile, io ancora non ho nuove assunzioni all'attivo, ma stiamo procedendo, ne abbiamo già fatte alcune, quindi entro i prossimi giorni o la prossima settimana potrei avere almeno 4-5 autisti in più nel novero di tutto il nostro staff. C'è anche una notizia importante in prospettiva, quella di un cospicuo investimento da parte della Regione sul trasporto pubblico locale che dovrebbe fornire, nello specifico di Adriapus, circa 20 mezzi in più nei prossimi 2 o 3 anni. Beh, questo per noi è fondamentale perché il rinnovo del parco mezzi è la base per poter avere il servizio efficiente. Ovviamente i contributi che vengono dati dalla Regione sono per una flotta, i mezzi che siano più ecologici possibili perché ovviamente si va verso questa direzione. Quindi noi ci stiamo già muovendo, abbiamo già fatto tante numerose gare per l'acquisto di mezzi da qui al futuro.